La gioia e il coraggio di sperare in un futuro di pace lontano da decenni di conflitto armato che ha distrutto generazioni di innocenti. Sono questi gli aspetti che Papa Francesco ha voluto mettere a fuoco appena giunto in Colombia, a meta del suo 20° viaggio apostolico tra il 6 e l'11 settembre. Appena atterrato nella base aerea Catam dell'aeroporto di Bogotà, accolto dal Presidente della Repubblica Juan Manuel Santos Calderón e da balli e canti tradizionali, il pontefice si è recato in papamobile in nunziatura, accompagnato dall'entusiasmo di migliaia di fedeli radunati lungo il percorso. La giornata di giovedì, trascorsa interamente nella capitale, ha preso il via dal palazzo presidenziale Casa de Nariño per l'incontro con le autorità, il corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile. Questo incontro mi offre l'opportunità di esprimere l'apprezzamento per gli sforzi compiuti negli ultimi decenni per porre fine alla violenza armata e trovare vie di riconciliazione. Nell'ultimo anno certamente si è progredito in modo particolare. I passi avanti fanno crescere la speranza nella convinzione che la ricerca della pace è un lavoro sempre aperto, un compito che non dà tregua e che esige l'impegno di tutti. Dopo aver visitato la cattedrale di Bogotà, intitolata all'Immacolata Concezione, per pregare dinanzi all'immagine di Nuestra Signora di Chinquinquirá, Papa Francesco ha rivolto un saluto a quanti si sono riuniti in Piazza Bolívar, soprattutto giovani, dal balcone del Palazzo Cardinalizio. Ai presenti il pontefice ha chiesto di infiammare la società con l'amore di Cristo, di non temere in alcun modo il futuro perché nessuno potrà rubare loro la gioia di osare cose grandi. I giovani, ha proseguito nel suo saluto, largamente abbraccio, hanno una speciale sensibilità per riconoscere la sofferenza, insegnando a tutti a non abituarsi all'abbandono dell'altro, la capacità di comprendere che dietro un errore ci possono essere delle attenuanti e soprattutto hanno l'attitudine al perdono, l'unica strada per risanare i cuori. Giovani, sognate, muovetevi, prendete dei rischi, guardate la vita con un sorriso nuovo. Andate avanti, non abbiate paura. Lungo e intenso il discorso che il pontefice ha rivolto ai vescovi della Colombia nel Palazzo Cardinalizio, ricordando a tutti la vocazione di pastori a cui sono chiamati, non tecnici o politici, ma discepoli al servizio delle persone, un impegno che non può avere contorni astratti, ma deve chinarsi sugli uomini e sulle donne fatti di carne, con una storia e non di rado con ferite non ancora pienamente rimarginate. La Colombia ha bisogno del vostro sguardo, lo sguardo proprio, tipico di vescovi, per sostenerla nel coraggio del primo passo verso la pace definitiva, la riconciliazione, verso il ripudio della violenza come metodo, il superamento delle disuguaglianze che sono la radice di tante sofferenze, la rinuncia alla strada facile ma senza uscita della corruzione, il paziente e perseverante consolidamento della res pubblica, che richiede il superamento della miseria e della disuguaglianza. Le fila di queste riflessioni sono state poi riprese nel pomeriggio, incontrando nell'annunziatura apostolica il comitato direttivo del Consiglio Episcopale dell'America Latina. Papa Francesco ha parlato, tra l'altro, della passione nella missione e della speranza che risplende sui volti dei giovani e delle donne. Si tratta di mettersi giorno per giorno nel lavoro sul campo, lì dove vive il popolo di Dio che vi è stato affidato. Non ci è lecito lasciarci paralizzare dall'aria condizionata degli uffici, dalle statistiche e dalle strategie astratte. Bisogna rivolgersi alla persona nella sua situazione concreta. Da essa non possiamo distogliere lo sguardo. La missione si realizza sempre in un corpo a corpo.
La giornata si è conclusa nel Parco Simón Bolívar di Bogotà per la messa votiva per la pace e la giustizia. Dinanzi a una moltitudine variopinta di persone, il pontefice ha chiesto di prendere il largo, sempre pur riconoscendo le proprie fragilità, perché solo abbandonando gli egoismi e le paure è possibile divenire costruttori della pace e promotori della vita, rispondendo alle tante sfide del nostro tempo. Però anche qui, come in altre parti, ma anche qui, come in altre parti del mondo, ci sono fitte tenebre che minacciano e distruggono la vita. Le tinieblas della ingiustizia e della iniquità sociale. Le tenebre dell'ingiustizia e dell'iniquità sociale. Le tenebre corruttrici degli interessi personali o di gruppo che consumano in modo egoista e sfrenato ciò che è destinato al benessere di tutti. Le tenebre del mancato rispetto per la vita umana, che niente quotidianamente l'esistenza di tanti innocenti, il cui sangue grida al cielo. Le tenebre della sete di vendetta e di odio, che macchia di sangue umano le mani di coloro che si fanno giustizia da soli. Le tenebre di coloro che si rendono insensibili di fronte al dolore di tante vittime. Insensibili ante il dolore di tante vittime.